Posso permettermi un ricordo personale? Correva l'anno 1989 e io conducevo una rubrica in coda al TG2 delle ore 13, rubrica quotidiana, che si occupava dei diritti dei cittadini e direi ovviamente anche dell'ambiente. Ebbene, una mattina diedi la seguente notizia: la rete idrica nazionale perde il 40% dell'acqua che trasporta. Non ci fu la benché minima reazione. Sono passati 30 anni, la rete idrica nazionale perde ancora il 39% del prezioso liquido. I governi che si sono succeduti in questo periodo, 1989-2019, non hanno mai affrontato il problema. Forse perché la cifra da mettere in bilancio è spaventosa, è stato calcolato infatti che per chiudere i buchi della nostra rete idrica occorrerebbero 5 miliardi all'anno. Gli esperti però non ci dicono per quanti anni. Ora io mi domando, sostenibilità vuol dire anche educare i singoli a un consumo consapevole e informato. E come facciamo a educare uno Stato che spreca tanta acqua da decenni?